Esplosione di troppo. Ora dove andiamo? Sinistra oltre la piazza. Ehi, Damir, credi che il colonnello sappia quello che ha fatto Arti? Come faccio a saperlo? Chiediglielo di persona. L'ha contattati via radio dall'anello. Dice che domani sarà qui. Ehi, voi, lasciatelo in pace. L'ho ucciso io con la mia pioggia. Che impari a cavarsela da solo. Altrimenti come può pensare di sopravvivere nella mente? È ora di svegliarsi. Tieni duro, Arti. Con una bella dose di sangue spartano starai meglio.
buono. Artyom, sei sveglio? Tranquillo, il dottore ha detto che starai bene. Vuoi farmi morire di crepacuore? E se la prossima volta non tornassi dalla superficie? Non c'è nessuno là fuori, Artyom. Nessuno da trovare o con cui parlare. Se ci fosse qualcuno, non credi che sarebbe qui? Ne abbiamo già parlato non so quante volte. Devi fartene una ragione. Ci siamo solo noi. Colonnello. Salve, Alex. Eccoti, stupido testardo! Quante volte dovremmo affrontare la stessa conversazione? Per me puoi anche morire inseguendo il tuo sogno delirante, ma non vedi quello che stai facendo a mia figlia, tua moglie? Papà, ti prego. L'ordine è a corto di uomini dopo la battaglia per il Dissei e tu te ne vai! Qui c'è bisogno di te, ma tu pensi solo alla tua egoistica ossessione! Ora basta con queste stronzate! C'è solo la Metro, nient'altro! E l'ordine è qui per difenderla! Se non noi, allora chi? A me sembri in forma. Preparati ad andare via. Poi discuteremo del tuo trasferimento alla Polis. Vieni, dobbiamo parlare. Chiamo il dottore. Artyom, ti prego. Promettimi che non succederà più. Ci vediamo dopo. Artyom, siamo riusciti a salvarti per il rotto della cuffia, ma la gente continua a donarti sangue che potrebbe salvare molte altre vite e tu insisti a contaminarlo. Non pensi che sia ingiusto? Cercherò di essere chiaro. Non garantisco che la prossima volta potrò salvarti. Per fortuna quegli spartani ci sanno fare. Hanno riportato qui Artyom appena in tempo. Ancora niente. Artyom, la sola cosa che sento è il ticchettio del contatore Geiger. Già, ci sono anche quei maledetti cosi che sanno solo cracchiare. Torniamo a casa, ti prego. Anch'io vorrei tanto vivere su una spiaggia tropicale o nel verde di una foresta, sai? Ma a cosa servono queste fantasie in un mondo che è muto? È muto, Artyom, perché è morto! Ci siamo, è ora di sostituire i filtri. Forza, cambia il filtro! Vuoi passare altro tempo in infermeria? Avanti, diamoci una mossa. Ah, papà mi ucciderebbe se sapesse che sono salita con te. Peggio ancora se scoprisse che siamo stati in una zona off-limits dell'ANSA. Sei già stato tra tutte queste rovine. Quanta distruzione. E pensare che Mosca aveva le migliori difese antiaeree del paese. Se è ridotta così, immagina come deve essere il resto del mondo. Niente può vivere in posti del genere, tranne dei mostri. Forse dovresti tornare nell'ordine. Che ne dici? Ci trasferiremo nella Polis. Papà dice che ci procurerà un appartamento. Perché se non noi, allora chi? Un appartamento con una cucina e una doccia. Andiamo uno per volta. Non è abbastanza stabile. Attento,
Bene, ha retto. Ok, direi che il peggio è passato. Ehi, hai sentito? Sentito? È un brano. Pareggio. Per fortuna i mutanti si odiano fra loro almeno quanto odiano noi. Non capisco perché questa zona sia off limits per gli sport. Le radiazioni e le bestie non sono diverse dal solito. Fermo! Il brano. Che facciamo? Teniamo una nuova battaglia delle canopi o li lasciamo passare? Aspetta, sembra che non ce ne siano più. Per fortuna non ci hanno visti. Era un branco bello grosso. È per questo che la zona è off limit. Se tutti i branchi sono così. Aiutami a salire lassù. Merda! Dai, forza! Vengo io! Hai sentito? Deve essere qualcosa di grosso. Certo che sì! Basta, salite!